Giornata di incontri per gli studenti dell'Università di Padova che si preparano a trascorrere la terza notte in tenda sotto i portici del Bo. Tra i primi a portare il loro saluto la magnifica rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, che ha ricevuto in modo ufficiale una delegazione nel pomeriggio. Io sono con gli studenti, questa è una protesta assolutamente educata, silenziosa. Stamattina io sono stata dagli studenti perché appunto hanno le tende sotto il Bo. E devo dire che si è sparsa in tutta Italia perché il problema abitativo sta diventando un problema abitativo importante e io penso che a questo punto tutte le amministrazioni si devono mettere a ragionare, a riflettere per un progetto comune che vada poi a soddisfare le esigenze degli studenti, ma io non penso solo agli studenti, se c'è carenza di appartamenti in locazione questo riguarda anche le giovani coppie, anche non studenti, per cui penso che vada affrontata in maniera progettuale. Una delegazione è stata ricevuta anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani. Nell'incontro posto dagli studenti anche il problema dei trasporti pubblici che subiranno un rincaro da giugno. Studenti che non hanno alcuna intenzione di levare le tende prima di essere riusciti a sedersi a un tavolo con l'ESU e la Regione. Il tema dell'abitare, della residenzialità è un tema prettamente regionale. Noi siamo qui, continueremo a stare qui, a dormire qui affinché la Regione possa una volta per tutte ascoltarci e prendere in considerazione le nostre istanze.